Ciao, benvenuta e benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di Content is King, fin tanto che facciamo fact-checking, ovvero evitiamo il brand washing nelle sue varie declinazioni, come il greenwashing, il pinkwashing, il social washing, a cui assistiamo pressoché quotidianamente. Ma torniamo un attimo indietro. Content is king, lo abbiamo sentito fino allo sfinimento ed è vero, il nostro contenuto è davvero uno strumento potente, importante, che ci permette di distinguerci all'interno del mercato. Chi siamo, cosa facciamo, come lo facciamo, perché lo facciamo, ma soprattutto per le caratteristiche che ci differenziano dai nostri competitor. Dunque, scelgono noi proprio perché ci siamo raccontati correttamente all'interno di queste conversazioni online, di questi contenuti che pervadono quotidianamente il web. Che cosa dobbiamo fare però? Dobbiamo garantire lealtà, dobbiamo mantenere alta la fiducia, dobbiamo fare sì che tutte queste parole non siano parole vuote, ma siano parole con azioni concrete, dati, informazioni verificabili e raggiungibili, accessibili costantemente, H24, 7 giorni su 7. Che tipo di contenuti dobbiamo condividere dunque? Dobbiamo condividere contenuti accurati e nell'accuratezza che cosa inseriamo? Inseriamo informazioni oggettive, verificabili, dimostrabili, raggiungibili, accessibili, soprattutto attraverso una serie di dati. E naturalmente devono essere anche utili, utili per il nostro target, utili per il nostro cliente, utili per tutti coloro che potenzialmente andremo a raggiungere e che potranno essere in sintonia con questi contenuti. Che cosa significa dunque proteggere il brand, lavorare con contenuti a valore aggiunto? Significa avere una consapevolezza di una controlettura di tutti i contenuti che noi andiamo ad inserire, andiamo a condividere. E questa controlettura è una lettura da un nuovo punto di vista, da un nuovo punto di osservazione che ci permette di andare a identificare delle potenziali criticità, dei potenziali rischi, anche perché no, delle potenziali manipolazioni dell'informazione o fraintendimenti.